Buonasera, buonasera a voi. Allora, per noi non è una novità che il nostro governo sia spesso molto lontano da quello che, da quelle che sono le posizioni dei cittadini, da quella che è la posizione del popolo italiano. Abbiamo avuto tantissime dimostrazioni in questi anni, tra l'altro politici, partiti politici, che hanno fatto esattamente il contrario di quello che avevano promesso in campagna elettorale e ragione spesso per la quale erano anche stati votati. È evidente, lo sapete molto bene, che al primo posto per quanto riguarda questo aspetto possiamo sicuramente mettere il Movimento 5 Stelle, che ha disatteso tutte le promesse che aveva fatto al popolo italiano, rimangiandosi in buona sostanza tutto quello che era stato il programma della sua campagna elettorale. Credo che su questo non ci siano discussioni, siamo tutti estremamente d'accordo. E attenzione anche e soprattutto sulle alleanze. Vi ricordate, noi mai con quelli di Bibbiano, noi mai col Partito Democratico. Sappiamo con chi stanno governando e con chi in futuro vorranno governare. Ma rimaniamo ai giorni nostri. Ora, tutti i sondaggi ci dicono che la maggioranza degli italiani è contro la guerra, è contro l'invio delle armi, non vuole entrare in questa guerra. Malgrado questo, Draghi se ne è altamente fregato e insieme a lui tutto il Parlamento italiano hanno votato praticamente quasi all'unanimità per l'invio delle armi e continuano ad applicare e attuare una politica che è contro la volontà del popolo italiano. Riguarda ad esempio anche le sanzioni, che sappiamo perfettamente che sarà il popolo italiano a doverle subire, anche e soprattutto quelle legate all'energia, legate al rifornimento del gas, che sappiamo al 42% viene dalla Russia, ma che potrebbe mettere in grandissima difficoltà gli italiani. E quando Mario Draghi dice se preferiamo l'aria condizionata o la pace, dice intanto una grande falsità, no? Pochi l'hanno sottolineato, no? Molti hanno sottolineato il fatto che vabbè, è una provocazione, è un qualcosa che non c'entra nulla, ma più che essere una provocazione è una falsità e vi spiego perché. Perché il fatto di rinunciare al gas russo non è un problema, magari che gli italiani non sono disposti a rinunciare un po' quest'inverno al calduccio, magari si metteranno un maglione in più, oppure quest'estate non hanno l'aria condizionata e magari cercheranno di utilizzare i ventagli. Non è questo il problema. Il problema è che le aziende chiudono, perché per mandare avanti le aziende serve il gas, serve l'energia elettrica. Questo è il problema. Non stare più o meno al calduccio o più o meno al freddo. Non è questa la questione. Mario Draghi però imperterrito sta andando avanti per la sua strada e così come era stato per quanto riguarda il Covid, che non aveva rispettato coloro che avevano un'idea diversa e coloro che legittimamente non volevano punturarsi. Questa è la stessa storia. Draghi se ne frega altamente, non ha mai commentato quella che è la volontà degli italiani di non andare in guerra e continua imperterrito a fare una cosa, a fare da un lato i propri interessi, ma soprattutto ad obbedire al proprio padrone, e cioè gli Stati Uniti. Perché questa è un'altra storia accertata, che Mario Draghi è un uomo degli Stati Uniti, è un uomo dei poteri forti, è un uomo che è stato chiamato per attuare il grande reset. Questo credo che a noi ormai sia chiaro, ma non è più, capite, come un po' di tempo fa, un fatto di dire ma siamo di fronte a dei complottisti, no? Una volta ce lo dicevano, solo a parlare di grande reset, se vi ricordate, ci ridevano in faccia, questo 2 anni fa. Poi piano piano ci sono arrivati anche loro hanno ammesso che questo è il disegno, cioè di far sì che poche persone al mondo, pochi potenti comandino il mondo e diano le linee guide
all'intero pianeta. Questo ormai è accertato, ma allo stesso tempo noi dobbiamo dire che ci sono anche gli uomini che attuano questi progetti, e Mario Draghi sicuramente è uno di questi, è stato chiamato a dirigere l'Italia, a governare questo paese per portare a termine quel disegno, cioè il grande reset. Ora, in conclusione, ancora una volta ripeto, noi non contiamo nulla, ma dipende da noi. Dipende da noi reagire, dipende da noi farci valere e soprattutto nei confronti anche di quei parlamentari che ritengono che, siccome sono in Parlamento, rappresentano gli italiani e decidono di testa loro. Non è esattamente così. Io credo che un parlamentare serio ha il dovere di continuare ad ascoltare sulle varie tematiche, anche perché, vedete, le due questioni che ci hanno coinvolto in questi due anni sono due questioni non immaginabili, no? Mentre è vero che su tante altre questioni le cose dovrebbero essere abbastanza chiare e anzi dovrebbero essere all'interno del programma dei partiti, pensiamo alla giustizia, pensiamo alla scuola, pensiamo alla sanità, è evidente che nessuno ha messo nel proprio programma come affrontare una pandemia e come far fronte ad una guerra. Ecco perché io dico che avrebbero il dovere di ascoltare gli italiani, perché è un qualcosa che non poteva essere prevedibile e invece è successa. Ragione per la quale magari avrebbero dovuto, anche e soprattutto quando c'è stato il Covid, mandarci a votare, e invece sappiamo che hanno trovato mille scuse per non dare la sovranità al popolo italiano. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.